Muoviti, muoviti! Max, caro Max. Forza, esci fuori, dovunque ti sei nascosto. Lo sai, odio la gente che non sa accettare l'inevitabile e che si rifiuta di fare la scelta intelligente. No, devo fare la cosa giusta. Mi fai pena, da un tipo sveglio come te certi atteggiamenti stupidi mi lasciano perplesso. Un cattivo poliziotto in fuga, un codardo che scappava dalla scena lasciando il lavoro sporco ai suoi scagnozzi prezzolati. Bibi aveva dimostrato di essere l'ennesimo cattivo di mezza taglia. Iniziò a squillare un telefono pubblico. Ricevuto, bersaglio sfuggito. Ultima locazione confermata, cortile interno. Trovare ed eliminare. Copritemi, sto per entrare. In assoluto il miglior finale di un film. Certamente Bashkesi di Billy the Kid. Un finale da eroi in cui i due escono allo scoperto con le pistole in pugno. Mai sentito. No? Ok, qualcosa di più nuovo. I soliti sospetti quando Spacey esce dalla stazione di polizia e di colpo smette di zoppicare. Oppure Seven, quando a Brad Pitt gli viene recapitata la scatola insanguinata della dimensione di una testa. No, lo so io. Demoni zombie impazziti dallo spazio profondo. Annegare nel sangue era fantastico. A volte mi chiedo perché continuo a rivolgerti la parola. Proprio non lo so. Era uno spettacolo interessante, ma decisi di andarmene prima della fine. Si trattava di una caduta di un solo piano, per fortuna. Uno dei monitor mostrava ciò che restava del circolo interno. Sulla scrivania c'era una videocassetta. Woden mi aveva lasciato un bel regalo. Abbattetelo, sparate senza pietà. Finiamolo una volta per tutte. Adesso ero vicino. Un nome mi indicava la via. Nicole Horn. Non avevo niente da perdere. CIA, FBI, sempre la stessa storia. Certo, non è male come corso di addestramento, ma lavorare per lei è tutta un'altra cosa. La paga è astronomica e soprattutto puoi far fuori tutti quelli che ti pare. Licenza di uccidere, come James Bond. Il circolo interno si dava proprio da fare. Sai di cosa sto parlando? Succede in tutti i film d'azione più tosti. È come se la scena procedesse a rallentatore, con i proiettili che restano quasi sospesi nell'aria e il nostro eroe che li schiva uno dopo l'altro. Certo, sarebbe proprio una figata poterlo fare davvero. Proiettili rallentati, ecco come lo chiamano, proiettili rallentati. Davvero una bella storia. Più freddo di una passeggiata in un frigo, freddo come la canna di una pistola. L'ascensore adesso aveva accesso al livello del computer centrale. Da lì potevo disabilitare i sistemi di sicurezza. L'elicottero senza insegna era il guardiano ideale di Horn. Freddo, infallibile. Mi stava cercando. Tutti i sistemi di sicurezza erano stati disattivati. Risolti tutti i problemi. L'ascensore mi avrebbe portato dritto fino in cima. Il computer personale di Horn era acceso. Vista da quest'altezza la notte sembrava slanciarsi verso l'eternità. Un pizzico di disperazione si era aggiunto alla tempesta, come se sapesse che la fine non era lontana.